Bene ragazzi, oggi siamo con una Audi A3 dove andremo a montare lo switch per l'apertura del cofano posteriore. Si monta nella parte guidatore e nulla, consente l'apertura del bagagliaio con un semplice click. Ok, per aprire la mascherina, per evitare di rompere la mascherina, ovviamente è meglio iniziare dal punto più basso, leggermente sollevare e poi man mano scalzare andando fino sopra, ok? Non tirate totalmente dalla parte di basso, altrimenti la mascherina la rompete, come è successo al nostro amico. Qua non si nota più, però ovviamente chi lo sa, ovviamente la vede il difetto. Vabbè, non è un problema, la sostituiremo, anche perché se acquista in Audi velocemente, se non sbaglio sui 30-40 euro, oppure su AliExpress la coppia. Abbiamo visto il cablaggio, ve lo metto in descrizione, anzi in sovraimpressione, e poi rimontiamo il tutto. Ora rimontiamo il pannello. L'operazione per inserire il pannello è di infilarlo da sopra, quindi prima infilarlo da sopra nei supporti laterali, poi abbassarlo e dargli qualche botta per far entrare il gancio incastro. Rimontiamo le viti e poi la mascherina dell'altoparlante è finito. Ovviamente va codificata il pannello porta, però abbiamo visto che con OBD11 risultava già codificato, quindi basta collegare i due pin positivo e negativo e retroilluminazione tasto ed è tutto a posto. Ovviamente va codificata il pannello porta, però abbiamo visto che con OBD11 risultava già codificato, quindi basta collegare i due pin positivo e negativo e retroilluminazione tasto ed è tutto a posto. Come si vede è stato installato il tastino e il cablaggio è stato eseguito. Adesso andiamo ad aprire il Come si vede si è aperto automaticamente perché il nostro amico ha montato delle molle, queste qui, che consentono uno slancio nell'apertura. Bene ragazzi, quindi come avete visto l'installazione diciamo che è semplice, è un po' articolata modificare leggermente il pannello porta per fare alloggiare l'interruttore. Il cablaggio è molto semplice, ve l'ho fatto anche vedere, vi ho anche postato la foto delle connessioni, quindi problematiche
grosse non ce ne sono. La codifica ve l'ho anche inserita e comunque ci tengo a ribadire nuovamente che la mia e quella di questo nostro amico aveva già la codifica sbloccata, quindi il tasto era già selezionato come montato, quindi bisognava soltanto collegare i pin. Alla fine è soltanto un interruttore che chiude a massa e quindi poi fa sbloccare il bagagliaio. E come avete visto, il nostro amico ha montato delle molle che consentono l'apertura automatica, diciamo, del portellone, da uno slancio, e quindi il portellone si apre. Per la mia, che è una sedan, il portellone, la forza delle molle fa aprire automaticamente il portellone, quindi non dovrò montare nessuna molla. Nulla ragazzi, se vi è piaciuto il video ovviamente mettete un mi piace, condividete e seguite il canale qui sotto. Se avete dubbi, perplessità, scrivete un commento. Ragazzi, colgo l'occasione anche per ricordarvi che qui sotto troverete tutto il materiale acquistato da AliExpress e oggi è 11 novembre, quindi ci sono degli sconti extra per la festa del single in Cina, quindi potete trovare degli sconti extra. Quindi se vi affrettate troverete qualche sconticino, qualche coupon interessante. Nulla, noi ci vediamo al prossimo video e vi saluto, a presto, ciao!